Allora, compagno, io sto facendo questa bellissima esperienza nella segreteria provinciale di Bari, è molto impegnativa anche da 3 mesi, quindi sono appena novello su questa cosa. Vengo dal. Cioè, la cosa vorrei dirla perché veramente mi ha fatto molto piacere. Cioè, sono stato eletto nella segreteria e solo con un voto contrario. La cosa mi ha fatto molto piacere anche per il suo significato, perché vuol dire, è stato anche detto da molti compagni, che la CGIL e la CGIL di Bari in particolare ha voluto superare la questione immigrazione, andare oltre. Ma andare oltre vuol dire anche andare oltre al concreto, concretizzare le cose. Nel senso che bisogna comprendere tutti quanti che si è innescato comunque un processo. Non è iniziato con me questo processo, ma si è innescato e non bisogna forzarlo, ma bisogna accompagnarlo e non bisogna far finta che non esiste, compagni. Perché oltre 400 scritti nella CGIL significano qualche cosa che devono comunque essere rappresentati. Nel coordinamento dei immigrati in precedenza abbiamo fatto molta contrattazione sociale e territoriale. Parto da lì e poi vi dico un po' le cose che stiamo facendo a Bari. Noi nel passato abbiamo dovuto gestire una situazione dell'immigrazione molto difficile, in presenza di una legge molto difficile che discrimina gli immigrati, che guarda l'immigrazione come una questione di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, con risorse molto molto limitate per le politiche di integrazione. Forse l'unico paese in Europa che investe appena 5 milioni per le politiche di integrazione degli immigrati. In Spagna circa 800 milioni all'anno, in Germania, in Inghilterra 1 miliardo si investe per le politiche di integrazione degli immigrati. Quindi la situazione è molto, molto difficile. Noi abbiamo dovuto confrontarci spesso con questura, con prefettura, con uffici del lavoro, con INPS, con comuni, perché la situazione per quanto riguarda l'immigrazione nella nostra regione, ma io penso anche in tutta l'Italia, è drammatica. È vero che da noi non ci sono delle ordinanze che legittimano la discriminazione degli immigrati, questo diritto può accedere l'immigrato e quell'altro diritto non può accedere, ma comunque la questione è drammatica, perché comunque in ogni caso l'immigrato non riesce a capire quali sono i suoi diritti e quali sono i suoi lavori. Noi ci siamo limitati solamente a facilitare, a semplificare le cose per quanto riguarda le materie che riguardano il permesso di soggiorno. Sulla mia esperienza qui in segreteria da 3 mesi, noi veramente non abbiamo trovato difficoltà nei rapporti con CISL o UIL sulle tematiche delle politiche sociali e del welfare. Abbiamo cercato sempre di lavorare, forse siamo delle poche realtà che riescono a fare delle piattaforme insieme a CISL e UIL. Ultimamente abbiamo fatto una piattaforma e ieri avevamo un incontro anche con i pensionati di CGIL e CISL e UIL, che hanno condiviso questa piattaforma insieme a noi, e stiamo vedendo comunque anche di aggiornare, di fare dei corsi di formazione, di aggiornamento ai compagni che dovrebbero andare a trattare con i comuni. Abbiamo chiesto di essere convocati da tutti i comuni della provincia di Bari, sono 43 comuni, per confrontarci sui bilanci comunali che dovrebbero essere approvati entro il mese di marzo, come sapete tutti. E comunque abbiamo ottenuto delle cose. Io provengo da una regione che voi tutti sapete che è una regione che ha fatto molte cose positive nel affrontare la crisi,
la regione di Puglia, col compagno Vendola, che delle cose positive sono state fatte, anzi è stata una delle prime regioni ad andare incontro alle persone che hanno perso il posto di lavoro, a chi non ha ammortizzatori sociali, ai precari, ai giovani, agli immigrati, agli anziani, e il fondo per la non autosufficienza. Quindi è una regione che si è comportata molto bene anche confrontandosi con le parti sociali, con i sindacati. E va ribadita tutta questa positività, ma va detto anche che noi non possiamo condividere le cose fatte dai compagni quando sono cose negative. Il piano del lavoro, per esempio, che è stato presentato alla stampa, un piano del lavoro, per il lavoro di 300 milioni che è stato presentato alla stampa senza confrontarsi con le parti sociali, e va detto e va criticato e va capito perché. Noi nei nostri confronti, in particolare con il Comune di Bari, qualche giorno fa, la situazione è abbastanza drammatica, perché i tagli effettuati dal governo sono quasi 300 milioni vengono tagliati alla regione Puglia per quanto riguarda le politiche sociali, a Bari sono 13 milioni 247, e questo, ce l'hanno detto chiaramente, significherà sicuramente tagli ai servizi, significherà, e ci hanno detto dove praticamente stanno pensando di andare a tagliare, ai servizi che riguardano l'asilo nido, a questioni che riguardano gli immigrati, ai minori non accompagnati, che costa al comune quasi ogni anno circa 1,5 milioni per i compagni immigrati non accompagnati che vengono affidati a delle comunità, eccetera. Quindi i tagli in qualche modo stanno lì, ma noi nella piattaforma nostra abbiamo ribadito che non potremo e non possiamo e non dobbiamo mai accettare qualsiasi taglio ai servizi essenziali, servizi importanti, e comunque quando ci saranno dei tagli o delle limitazioni ai servizi, che deve pagare chi ha, no, e comunque deve essere in qualche modo proporzionato al reddito. Non si può continuare a chiedere di pagare ai lavoratori, ai pensionati, alla povera gente, ai giovani, a chi non ha risorse. Io la contrattazione sociale territoriale la vedo non integrativa, ma integrativa alla integrativa, che non dovrebbe entrare in conflitto con la contrattazione di secondo livello, potrebbe incontrarsi, ma noi dobbiamo, è uno strumento molto importante per noi compagni. Noi siamo, lo possiamo dire, non siamo presenti nel territorio come lo eravamo una volta. Questa è una grande possibilità per tutti noi, per essere presenti nel territorio, per essere presenti tra i lavoratori, tra i cittadini. Molti lavoratori, molti cittadini, immigrati o non immigrati, guardano noi, guardano la CGIL, perché è l'unica speranza per loro, e la loro presenza, la loro forza deve essere la nostra forza, e noi non possiamo perdere e non dobbiamo mai rinunciare a diritti che non possono essere messi in discussione: il diritto allo sciopero e il diritto ad essere trattato come persona, non come macchina. Sacconi, il governo di centrodestra stanno oggi, domani non ci saranno, Marchionne sta oggi, domani non ci sarà, e noi sui certi diritti non possiamo mai cedere, e la nostra posizione che rafforza gli altri e dà ancora più speranza che prima o poi da questo tunnel dobbiamo uscire tutti quanti. Grazie.